ragazzi, si parte già così alla grandissima con un video della nostra Peach che passeggia con un toddo. Teatro splendente, venite a vivere con noi sogni, misteri e avventure. Ok, che bello! Allora ragazzi, sono sempre stata una grandissima fan di Peach ed ora che c'è il suo gioco ufficiale in solitaria a distanza di 20 anni dall'ultimo, è proprio elite. Principessa Peach, finalmente siamo arrivati. Ok, vado a procurarmi i biglietti, farò presto. Nel frattempo fai un giro, vabbè ragazzi, voi lasciate un mi piace adesso ed iscrivetevi al canale perché presto arriveranno tantissimi contenuti su giochi Nintendo, su Peach. Sta per iniziare il nostro spettacolo della spadaccina, un attimo di pazienza, ok? Quale spettacolo dovrei vedere? Oggi siamo qui per assistere allo spettacolo, ma il sogno di ogni teatrì è quello di recitare. Lo splendì in questo spettacolo è fenomenale, ha uno splendore quasi irreale. Gli splendì sono le nostre star, hanno grande carisma e donano vita al palcoscenico. Sta bene. Principessa Peach! Ho i biglietti! Va bene, seguiamo l'urlo. Ecco il tuo biglietto, hai visto che folla vuol dire che gli spettacoli sono fantastici? Il nostro spettacolo sta per iniziare, andiamo a sederci. Vabbè, questo palesemente è una trappola, comunque. Infatti. Ok, un annuncio per tutti i gentili visitatori, vi presentiamo. Wow, uno spettacolo terrificante di uva spina. No, no, oh, wow. No, abbiamo perso la corona. In realtà abbiamo perso un po' tutti. Siamo rimasti intrappolati qui. Ok. Mette fuochi d'artificio. Princess Peach Showtime. Ok, va bene. Che intro, ragazzi, che intro. Yeah, Peach, che tu sei fortissima. Forza, girl power. What's wrong? Vuoi sapere che sta succedendo? Degli strani personaggi mascherati stanno mandando a rotoli tutti i nostri spettacoli. Non possiamo portare avanti i nostri spettacoli. Non so proprio cosa farci, penso io, bro. Ci pensiamo noi. Tu eri venuta qui per assistere a uno spettacolo e invece ti sei ritrovata in mezzo al caos. Mi dispiace tanto. Io devo trovare un modo per ristabilire l'ordine, ma non posso farcela da sola. Allora, sister, ti aiuto io, ci penso io. T'aiuto, t'aiuto. Andiamo, let's go, andiamo, iniziamo. Io sono Stella, sono una fata dello splendore che veglia su questo teatro. E tu ti chiami Peach? È un bellissimo nome. Con il potere dello splendore dalla nostra parte ci riprenderemo le nostre opere e lo spettacolo andrà avanti. Quindi ogni mondo appunto ha un tema. Credo che stiamo andando verso quello dello spadaccino. Infatti i cattivi di cui parlavo erano nello spettacolo della spadaccina. Andiamo a controllare lì per prima cosa. Ok, sì, poi mi era parso di aver visto qualcosa ninja. Poi avevo visto lo stemma di Bowser. Quindi ok, va bene. Mi sono vestita anche di rosa per l'occorrenza. Il castello dei rovi. Ok. Questa è la storia della spadaccina, ma c'è qualcosa che non quadra. Faccio io la spadaccina. Oh no! Qualcuno è stato ferito. Oh no! Sarà opera di quei tipacci mascherati? Ma vedi un po' tu. Ci sono. Proviamo a evocare il potere dello splendore. Quindi questo mi darà attivo i poteri della spadaccina. Eh sì. Coda. Ok, una bella coda di cavallo con il fiocchetto rosa. Ci sta. Grazie a questo fiocco ora puoi usare lo splendore. Ah, ok, quindi è il fiocchetto che mi dà il potere. Fantastico, ok. Usa lo splendore su di lui. Yes. Ah, che cosa? Ok. Ok. Mi sento meglio. Quindi il nasino era blu perché era ferito, poi è diventato giallo, ok. E uno dei poteri dello splendore fa risplendere cose e persone facendole sentire bene. Con il tuo aiuto possiamo usare il potere dello splendore e riportare tutto alla normalità. Va bene. Let's go! Quest'area è tornata alla normalità. Ok. Andiamo a vedere com'è la situation al castello. Ok, mi sento come nuovo. Si salta. Ok. Con il potere dello splendore. Che è un fio. Ah, è tipo fa proprio. Guarda, sembra una cosa tipo delle ballerine proprio, ginnastica artistica, quelle cose lì. Proseguiamo, ragazzi. Che... Ok, ci penso io. Ci penso io. Eccoli a fare in giro a far danni. Allora, come si combatte? L più B, ok. Ok. Va bene.
Lasciatele stare! Ok, quindi monetina. Da quel che ho capito anche sull'albero potevo usare il potere. Perfetto, monetine, monetine. Che brutti tipacci, con Asi salta. Ok, gente, ma togliti da mezzo tu. Togliti da mezzo tu. Questo è qualcosa, ok. Ok, ho beccato le monete. Potevo beccare il cuoricino, potevo beccare un sacco di cose diverse, invece mi sono beccata, ok. Ok. Oh, la scorciatoia è scomparsa. Ma statemi lontano, ci penso io a questi brutti ceffi. Dimostriamo a Mario che non abbiamo bisogno di lui. Il secondo fiore è andato. E il terzo fiore anche. Perfetto. E abbiamo aperto la scorciatoia. Urrà! Lovely! Fantastico, ok. Ma questa è una gemma di splendore. Queste gemme sono la prova della tua impresa. Ok, traboccano di energia risplendente. Ok, ma io qui non posso fare niente vicino a questi, giusto? Non so come Peach faccia a correre con i tacchi. Io sono stata 3 giorni con dei tacchetti così e ho avuto un male ai piedi terribile. Peach corre e combatte sui tacchi. Mi sembra giusto. E anche un vestito da principessa. Il castello è stato devastato. Ok, qua faccio qualcosa. Ouch, non posso fare niente. Va bene, insisto. Insisti e persisti, raggiungi e conquisti, quindi io insisto e vado, ok. Se solo fossi un po' più forte. Ah, ok, gli ho dato io la forza. Schicci! Aspetta, come salgo lì? Lì ci devo salire. Oh, ok, ci salgo per. Ok. Inizierei un attimo a salire prima qui, sì, infatti. Qua secondo me si prosegue. Allora, aspetta. Qua si prosegue, quindi se vado di qua. No, oddio. Forse si prosegue di qua. Si prosegue di qua. Ok, quindi andiamo a vedere in quella stanza cosa c'era. Wow, ma questo è uscito dal nulla cosmico. Fratello, esci da qua. E lascialo stare. Ok, amico, che è successo? Ci penso io. Ci penso io, non essere così triste. Guarda qua quanti fiorellini ti faccio uscire. Lascia fare a me. Quindi questa è tipo una di quelle stanze segrete. Fiocchetto? Che fiori meravigliosi. Ok, il fiocchetto che mi ha dato che fa? Lo scopriremo in corso d'opera. Quindi abbiamo detto di qua si prosegue. Se solo fosse qui la nobile spadaccina, ci penso io perché da quel che ho capito qua. Ok. Combatti. Combatti. Combatti! Ok, quindi questa è la via per il castello. Ok, iniziamo ad andare qui. Che questo semplicemente mi dava. Ok, mi ha dato un'altra stellina. Ok, quindi ho perso le monete. Quindi le stelline sono. Raga, ma sapete quante volte. Quante stelline vi perderò? Ma ne sono più che certa. Però vabbè. Allora, siamo nel castello. Questo è lo splendore della spadaccina. Forse insieme riusciremo ad utilizzarlo. E quindi adesso penso che mi cambia anche il costume, no? Mi dà un costume da spadaccina. O resto con il vestito e i tacchi. Ok, wow! Ma spacca! Grande Peach, che affondo! Sempre con i tacchi, ma va bene lo stesso! Va bene, sicuramente avranno tipo le suolette ammorbidenti che ammortizzano. Ok, la spadaccina! Adesso si usi sempre. Ok, mi hanno ridato anche tutti i cuoricini che avevo perso. Ottimo! Vai così. Quindi, però non posso usare, se ho il potere della spadaccina adesso non posso usare quello lì che mi dà i fiori. Mamma mia, fantastico, ok. Cioè, perché penso che forse qui bisognava far crescere qualcosa, no? Forse si ritorna, ok. Sono qui, sono qui. Sono qui! Se capiti in un'area dall'aspetto particolare, premi ZL o ZR per metterti in posa.
Fantastico! E quindi non è che posso farlo anche qui perché infatti, ok, l'ho detto che mi sembrava di sentire. Qua mi fa ok. Ok. Quindi quando vibra il joystick devo fare la posa. No, mi sono avvicinata troppo. Ok. Che non si torna indietro, volevo controllare una cosa, quindi ragazzi, non si torna indietro. Signori, fatevi sotto, non un altro passo. Osserva i movimenti del nemico e poi usa B o A per schivare e contrattaccare. Ok, ho perso, invece ho perso il cuore. Ok. Timing giusto. Timing giusto che ovviamente non ho, ragazzi. Ma fatevi sotto. Ma fatevi sotto. Wow, però è fighissima, ok? Ok. Vorrei altri cuoricini. Ok, ne ho avuti due. No way, ma sono imbattibile, ragazzi. Sono imbattibile. E abbiamo avuto un'altra stellina. Che me ne mancano quattro. Quindi se riuscissi a trovarle tutte, sarebbe super. Qua si fa qualcosa. E infatti, ok. Questo si distrugge. Questo anche si distruggono. Là sopra si fa qualcosa. Ok, là sopra vado a mettermi in posa 100-100. E infatti. Questo è proprio. Ah, ok, ma raga, era semplicemente uno di quei. Qua si va, si combatte, ok. Ok, sono andata avanti senza pensarci due volte. No, invece, ok. Ok, si può andare. Aspetta, posa? Ah no, da qua si esce. Come il tubo di Super Mario, quello lì. Bom, bom, bom. Allora. Il castello è sotto attacco. I rovi sono ovunque e stanno attaccando il re! Oh no! Nobile spadaccina! Salve il re, ci penso io. Allora, si fa qua qualcosa? No, devo farmi per forza il giro. Cuoricino! Datemi il cuoricino, cuoricino. Ok. Ah, questo sembra cattivo, ragazzi. La tua strada finisce qui, fatela fuori. Ok. Ma fatti fuori tu! Da pubblicista! Ci ho provato, raga, ci ho provato. No, ha fatto pure l'eco! Mi! Fatti sotto. Ma raga. Punto stile. Vorrei il punto stile, signore. Tocca a me. Datemi dei punti per lo stile. Ok. Cuoricino. Ok. Comandi. Evita gli attacchi nemici saltando con A. Ah, ok. Ok, raga. Il primo cuoricino lo si perde sempre. Va bene, dai. No. Vabbè, doveva accadere. Wow, mi ha tolto 10 monete. Che pedaggio! Vabbè, si rifà. Quindi questo fa. Ah, ok. E poi alle spalle lo si attacca. Ok. Mi è chiaro. Wow! Attacca. Ok. Questi amici qui si attaccano soltanto alle spalle. Wow, nice! E abbiamo preso un'altra stellina. Me ne mancano due. Sa, non mi sta andando male, male, male. Verso l'alto e poi premi B. Ok. Ma se gli salti sulla testa ti tolgono, non è. Se gli salti sulla testa ti tolgono il cuoricino. Che raga, io penso che forse qui sono infiniti. Che continuano a uscire. Sì, sono infiniti. Non danno nemmeno più le stelline a un certo punto. A parte togliere i cuori, sì, non danno nemmeno più le stelline. Cuoricino! Ragazzi, ho usato un amuleto del cuore. Se gli saltiamo sulla testa, non funziona come in Super Mario e loro ci distruggono. Tolgono i cuoricini. Quindi, ok, non mi danno più cuoricini, quindi credo che questa sia andata. Perfetto. Cuoricino! Ok. Ho utilizzato un amuleto del cuore, raga, non so che ho fatto, ma mi tolgono i punti. Ci ho provato. Però, quindi, ok. Ok, nemmeno più qui danno più stelline, quindi sono infiniti. Allora, qua si prosegue, ma se vado di qua. No. Ok. Stellina. Ok. Credo che forse, raga, le ho trovate quasi tutte, perché penso una me la daranno qua a fine livello. Ok. Qua sto spaccando. Cioè, quando ho usato l'amuleto del cuore, quando non mi serviva, vabbè.
Speriamo che non è qualcosa che tipo mi toglie punti o mi fa qualcosa, però vabbè. Il castello mi appartiene! Boss fight. Ok, prima boss fight. Questa è palesemente una boss fight. Ti farò vedere io chi comanda. In guardia! Devo saltare? Ok. Salto, salto. Ok. Ok. Salta, salta, salta! Ok, va bene, no. Forse dovevo andargli più vicino. Sono pronta, sono pronta. No way, no way! Secondo me si dovrebbe saltare, invece però facendo così sicuramente, vabbè. Ok. Insisti, insisti, vai, vai! Attacca, attacca! Attacca! Ok, si è rialzato. Questa potrebbe essere l'ultima volta. Ah, ne ha aggiunti due. No way, no way, no way! Ok, molto intuitiva, molto carina, va bene. Insisti, 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 Peach. 3 è il numero magico e quindi la terza volta è la giusta e abbiamo beccato anche tutte le stelline. Look at that. Thank you very much. Ok, allora, ho beccato il primo mondo credo che sia andato. Ho beccato tutte le stelline e ho trovato anche il fiocco. Quindi mi ha dato un nuovo vestito. Quindi mi sembra che aver utilizzato quel coso del cuore non abbia avuto grossi problemi, non mi abbia dato problemi. Ottimo, ok. Ok, poi liberando ogni mondo avremo. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta insieme, possiamo sprigionare il potere dello splendore. Ottimo. Ma il teatro non è ancora tornato alla Numa. Ok, vabbè, sì, quello, i fili luminosi collegano al centro. Ok, tutti anche gli altri spettacoli hanno bisogno del nostro aiuto. Quindi un totale, fatemi capire. Quello successivo è il mondo ninja. Poi abbiamo il mondo cowboy. Il mondo cuoco. Ah, quindi quello è il mondo cowboy, non il mondo di Bowser. Ok. Lì sopra non si può andare, questi fili bloccano il passaggio. E se scendo giù, giù scendendo le scale troviamo questo teatro che dice che probabilmente per il momento non possiamo fare ancora un granché. Probabilmente trovando le varie stelline riusciremo a sbloccarle poi questi vari passaggi o questi forse sono i quadri dei vari boss, non so. Andiamocene al secondo mondo, dritti di filato, andiamo a fare i ninja. Min min, come direbbe il nostro amico Chopper. Let's go! Tecnica ninjutsu. Fiume in piena. Min min. Peach time! Allora, siamo arrivati. Ok, ci sono stelle ninja ovunque. È meglio non andare da quella parte. Ma io proprio invece da quella parte voglio andare. Ok, qui invece si rivitalizzano i germogli di bambù. Che bello! Che bello! Aspè. Ok, qui quindi ho sbloccato il passaggio. Ok, mi hanno dato la stella. Dimora del saggio, da qui non si passa. Ok, vabbè. Oh, stelle, stelle, stelle. Vabbè, come hai fatto? Bro, io sono Peach. Che vuol dire come ho fatto? Io sono Peach. Sei passata dal pozzo? Ok. Vabbè, non ci facciamo troppe domande, va bene? Ok, qua pure questi qualcosa si fa. Ok. Ah, non devo essere vista. Ah, ok, si cauta. Non ci si può far strada con la sola forza. Ok, quindi dobbiamo aspettare, non farci sconfrire, non mi sfugge niente. Ma non mi sembra, bro. Il mio allenamento non è servito a niente. No, non fare così. Che lui è prontissimo, abbiamo risvegliato qualcosa. Chi sei tu? Quindi abbiamo sbloccato un altro passaggio e siamo usciti di qua. Che qua non si fa niente, qua nemmeno. Però vorrei. Che come ha fatto a non vedermi è un big big mistero. Però volevo vedere se c'era qualcosa di qua. Risposta no. Ok. C'è un passaggio segreto, esiste davvero? Ok. Questa è come l'erba dei Pokémon? Oh, ok. Come
come hai fatto a trovare questo posto? Tu sei quella leggera. Oh, ecco, anche qua si fa qualcosa. Speriamo che non mi sto perdendo qualche rosa. Ah, quindi se resto ferma mi fa vedere quanti cuoricini ho. Sì, se resto ferma mi fa vedere quanti cuoricini ho. Ancora 3 cuoricini speciali, ok. Aspetta, allora monete, tante monete. Oh, voglio tante monete. Aspetta. Vabbè, non tantissime monete, però ok. Vabbè. Sei come la ninja leggendaria. Ok, quindi adesso ci andiamo a prendere il potere della ninja leggendaria. Andiamo, perfetto. Sono troppo curiosa di vederla vestita da ninja. Vai, piroetta. Per un attimo ho pensato che si trasformasse in Cenerentola, devo dire la verità, quando ho visto il vestito turchese. Wow! Peach! Peach! Peach Ninja, ma spacchi! Peach, per me così sei spaziale, sei bellissima. Allora, quindi faccio più che altri salti e poi così, quindi ok, si prosegue di là. Ok, si può rimbalzare tra le pareti nel momento giusto. Ok, stellina. E si va. Ho perso la stellina. Vabbè, dovrò tornare indietro per prenderla, per trovarla. Non vi preoccupate, la recupererò dopo aver fatto il mondo. Cosa ha fatto la mia Peach? Ci mettiamo in posa qui, ok. Queste ci danno un botto di monetine. Cioè, raga, se mi metto così vicino ai muri, fa la ninja, letteralmente, ok. Nasconditi nell'erba per avvicinarti sul piatto e poi colpiscili con B. Wow! Naruto, spostati! E abbiamo beccato la seconda stella. Vabbè, mi sono persa la mia stella, quella lì. Che ti faccio vedere io. Andiamoci anche qui. Qua si fa qualcosa. Ci mettiamo in posa e spacchiamo tutto. Monete a me, vai. Sbagliato tasto, raga. Vabbè, proseguiamo così. Sotto sotto al muro, non ci vedranno mai. Ho visto la stella, ottimo. Allora, eccellente, lo so, broskilos. Qua devo fare la cosa vicino al muro. Ok, e poi proseguo. Non capiamo anche come mi arrampico lì per distruggerlo. Ragazzi, uscite da qui. Perfetto. Poi salto qui e alle spalle. Ah, ti faccio vedere chi comanda. Stellina a me. Perfetto, stellina consecutiva. Adesso ogni volta che guarderò le stelline sarò lì con il pensiero a dire: oh, no, mamma mia, mo come faccio? Ma mi sono. Oh mamma. Questo è arrivato proprio di cattiveria, si è girato. Appena si gira, ok, al muro, perfetto. Poi ce ne andiamo per di qua, per di qua. Fratello caro, carino, ma non genuino. Fiocchetto! Fiocchetto per noi. Abbiamo beccato il fiocchetto che ci serviva. Mi hanno aggiunto un nuovo livello di difficoltà, è qua. E lui è andato che era cattivo proprio, si vedeva che lui era cattivo proprio. Stellina. Stellina consecutiva. E abbiamo salvato il capovillaggio, che ci dice di non abbassare. Il nemico vuole i nostri rotoli. No, ce li ha rubati. Ci ha rubati tutto. Va, becca. No, la devo mettermi in posa. Esatto. Iha! Nice. Ok. Ops, aspetta. Salto qui, stellina, mamma mia, la stellina consecutiva. No, raga, voi non capite quanta ansia mi mette questa cosa del missarmi le stelline. Cioè, io veramente dopo mi rigioco il livello più tardi. Qua sopra che si fa? Scusami, perché mi permetti di salire? Più tardi mi rigiocherò il livello per beccarmi la stellina che mi sono mancata. Assolutamente. Vabbè, non ho capito qua sopra che cosa dovrei fare, ma ok. Vai, sali, questo che non ci fa fare niente. No, ok. Allora inseguiamo il tipo che ci stava aspettando praticamente. Oh, no, Peach! Ah, le monete, Peach! Non avevo capito. Peach! Ok. Va bene, li ho. Vabbè, questo livello è complicato. Oh no! Mamma mia, raga, ma qua avete capito che devo fare? Vabbè, raga, mi sono. Dimmi che mi fai ripartire da dove ho perso. Grande. No, raga, me ne sono perse due. Me ne sono perse due.
Vabbè, però dovevano avvisarmi che io non avrei potuto fermarmi o fare cose. Che ti pareva? Ok. Vedete, mi sono saltata quella stellina lì, vabbè. Vabbè. Però vabbè, ho capito qual è la stellina, quindi non è un grosso problema. E abbiamo il nostro rotolo. Nin nin! Oh, ragazzi, ok. Mamma mia, che sto combinando. Non chiedetemi co... Ah, aspetta, ok. Quindi lui, il mostro, non li prende io. Vabbè, non chiedetemi. Ma va, ok. E abbiamo la nostra stellina, che dovrebbe essere l'ultima, ma me ne sono mancate due. Quindi, ok, quindi questo era il boss. Quindi quella era... Ok, allora ci sta che era un po' più particolare. Il fiocco? Il fiocco l'ho preso. Ok, quindi ok, mi sono mancata quelle due stelline. Una so qual è, quella lì che si vede durante la boss fight, appunto, e l'altra invece la dovrò cercare, ma è quasi all'inizio, quindi ok, va bene. Anche questo mondo è fatto e anche questo mondo contribuisce a togliere un nastrino alla cosa, ok. Questi i prossimi due mondi, mondo cowboy e il mondo dei cuochi, ce lo facciamo in un prossimo video, va bene? Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere qual è il vostro personaggio preferito dell'universo di Super Mario e non dimenticate di iscrivervi e lasciare un bel mi piace, perché presto arriveranno tantissimi video del mondo Nintendo. Io vi saluto, un bacione!